Oggi andremo a provare i minigames meno giocati sui Pixel. Quei minigames che nessuno riconosce, ma zero. Proprio le persone non hanno neanche sentito nominare. Ma di minigames che ce ne sono sui Pixel sono divertentissimi. E oggi li andiamo a provare insieme. Quindi per questa parte 1, perché potrebbe essere anche una serie, magari potremmo provare queste cose qui, come potremmo andare anche in altre. E vi farò scoprire minigames che nemmeno io sapevo. Io andrò alla cieca oggi, proverò cose che non ho mai provato e saranno anche super interessanti. Quindi mettete like, un commento per farmi sapere che altri magari, e soprattutto anche magari lasciare una piccola condivisione, che tanto da telefono non ci vuole nulla. Potete condividere ai vostri amici, arriva direttamente. Oh, oh, guardate questo video che bello. E lui sono qua. Sono veramente tante persone che guardano i miei video ma non sono iscritte al canale. E molte persone hanno tolto anche l'iscrizione perché purtroppo YouTube sta avendo dei piccoli bug. Iscrizione tattica è gratis. Ci vediamo nel video. Ah, bella ragazzi, siamo qui finalmente sul iPixel, che era... Madonna mia, scusate un attimo, ho fatto un casino col microfono. Bella ragazzi, siamo qui su iPixel finalmente da un sacco di tempo, perché appunto non ci giocavo, quindi perché comunque ormai con Coral e tutte le robette varie ormai c'è più moda di Coral che iPixel. Sinceramente ormai iPixel ce lo siamo quasi dimenticato. Oggi siamo qui per provare i minigames meno giocati di iPixel. Ok, quindi proveremo robe che non ho mai giocato io. Robe che tra l'altro... Chi cazzo sa che esistono? Penso che tra poco conoscono la Bibbia le persone che è i minigames sui Pixel, no? Bisogna provare una roba molto figa, qualcosa che non si gioca da una vita, ovvero le Speed UHC. Le ho portate in live tipo l'altra volta. Se non mi seguite in live, seguitemi sinceramente, perché sono veramente belle le mie streaming. E vi ricordo ragazzi, se volete un altro episodio di questa serie, raga, basta che lasciate un like, condividete il video e via, ve ne porto un'altra ancora. Ah, seguitemi anche su Instagram, perché ho fatto tipo una story dove imitavo Topolino, che faceva abbastanza ridere. Però voi andate a guardarlo l'Instagram, perché posto sempre tante belle robette. E se volete un video dove appunto doppio i personaggi, tipo faccio Topolino ma nelle Bed Wars, dove io che proprio faccio la voce di Topolino in questo modo, tipo così, tipo, lo posso fare, solo che la mia voce tipo andrebbe tipo a scendere giù come le azioni della Tesla, come il mio uccello alle 4 di notte quando guarda un video a luci rosse. Anyway, siamo iniziati qui direttamente col fare la UHC. Io non so dove sono i diamanti, perché veramente tipo li hanno nascosti, li hanno rubati. È venuto qui, non lo so che cazzo ne sono, napoletani che hanno rubato. No, scherzo, napoletano, io sono molto goliardico, voglio un sacco bene a tutti quanti. Mi piace la texturepack, raga. Me l'hanno fatta nuova, un canale Telegram che tra l'altro vi lascerò magari in descrizione, perché lì fanno tante belle texturepack che sono veramente anche belline, sinceramente non... Ma io voglio giocare, voglio giocare, voglio giocare, voglio giocare, voglio giocare. Madonna di Dio. Ma guardate, se uno non può stare neanche un attimo in pace, che deve avere già i rotture di coglioni, deve avere già. Mi faccio subito anche... Non posso farlo, perché mi farò tipo l'elmetto, che è la cosa meno importante di tutti quanti. Ma sti cazzi. Famoci direttamente questa roba qui, anche un po' di armatura, perché siamo tipo nudi e nudi come ci ha fatto nostra madre. Allora, ma questa è una mappa che tra l'altro è più inutilizzata, penso, del foglietto che ti davano in chiesa quando dovevi leggere tipo, non lo so, quello che stavano facendo in quel momento. Tu dicevi, che cazzo, ma mi dice pulisco il culo. Oh, mi dissocio, ragazzi. Sono molto goliardico oggi, voglio dire molte cose di simpatiche e carine, ma delle volte non lo so nemmeno. Quindi dovete semplicemente prendermi in simpatia. Tra l'altro c'ho più legna io che, non lo so, un falegname, cazzo. Con 3000 lire lo faceva meglio il mio falegname. Citazioni a cose che in realtà molte persone non conoscono, di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma io voglio trovare già qualcuno per aprirgli il booster kill. Una gappola in più che non farebbe tra l'altro schifo. Una bella canna da pesca sarebbe davvero comoda. Solo che come la fai la canna da pesca? Allora, iniziamo a fare qua un po' di robette. Io sto cercando un attimo se ci sono delle ragnatele qui, o magari qualcuno se le già arraffate. Ora vedi, faccio tutta sta roba qui, tipo tutto il game tranquillamente, dove dico parlo roba dei cazzi miei anche. Arriva uno, mi stompa con due kit e finisco tipo il gulag. Neanche, espulso direttamente dal game, guarda. Sarebbe divertente, ma farebbe anche bestemmiare. A me soprattutto anche. Raga, non ho niente, ci sono due persone. Ci sono io, ci sono solo. Ok, fantastico, ho perso. Ho palesemente perso, perché questo qui sarà messo come Cristo Dio sceso in terra non comanda, guarda. Vincerò sicuramente con una spada che fa... Ok, almeno l'armatura ce l'ho perlomeno quasi, quasi messa bene. Quello tipo sarà lì in cerca di me e tipo mi starà cercando, starà dicendo cazzo, adesso... Ok, pensavo fosse... È lui. Ma è full dia. Ma che guaito? Ma non guaito una sega, guaito. Fammi fightare, dai, fatti fightare che... Ah, ma lui è messo di merda, lui! Oh, ma sto codicchiando un po', eh. Ah! Togli la pioce. Niente. Vabbè, lascia a tre. Allora, figlio mio, potevi pure sputarmi che mi ammazzavi anche, guarda. Tipo i Blitz SG. Ma chi l'ha mai giocati? Ma chi l'ha mai portati su Minecraft Italia? Chi l'ha mai portati i Blitz SG? Mai nessuno. E noi saremo qui oggi per provarli, per farvi vedere come sono poco giocati. Pika Kit. Ah, mia mamma, lo devo scegliere. Cazzo ne so, io scelgo questo, scelgo quello della spada. Fisherman. No, Scout, che c'ho la roba che fa più veloce. Mamma mia.
bello, ma proprio la povertà, guarda. Se andavo in una cesta dell'800 trovavo di più, trovavo, guarda. Mamma mia, la povertà fatta a persona proprio. Ma chi ma... Ma c'è roba, scherzavo. Fammi trovare qui una roba decente, per favore. Qua è come giocare gli SG, più o meno, perché devi avere più culo che anima qui dentro. Infatti io mi sa che non ho neanche culo né anima, sinceramente. Oddio, quello è morto con... Ah, è morto sto... Ma so cazzi tuoi, perché io... Ma che succede, quello? Ma chi è? Dai, ma quello ha... Ma quello è tipo, chi cazzo è Thor? Allora, io mi bevo una pozione di velocità, perché già la vedo grigia con questo qui. Non so come la vedete voi, ma io la vedo veramente grigia, la vedo. Facciamo così direttamente, abbiamo un attimo in combo direttamente, facciamo un attimo capire chi comanda. Invece arriva l'altro, arriva... Questo gli lancia pallone addosso. Poi mi giro. Stuck. Shottata. Non la shotto. Non la shotto nemmeno. Ai pixel e le frecce sono tipo inesistenti, come veramente Gesù Cristo dopo l'olocausto. Chi li fa le frecce sui pixel? Le fa un morto. Le fa una persona che non è capace neanche a crearle. Madonna, ma cosa ho fatto qui dentro? Gli ho fatto una combo che è ancora lì a subirle le botte. Ora gestiamocele bene, perché questo SG ce lo possiamo pure portare a casa. Allora andiamo qui, andiamo. Beh, roba più inutile che... Mamma mia. Utile come il dopante per Daniela Zarin, cazzo. Veramente utile. Quello è messo bene, quello. Ma che cazzo è? Ma quello crea le buche, quello. Oh no, quello sta shottando, quello lì. Guarda, abbiamo beccato uno che è tipo fortissimo di arco. Mannaggia chi te stramurta, al team. Scherzavo, lo sta pigliando in culo dall'altro. E io nel frattempo, raga, ma sta accettando, porco. Goku Super Saiyan Ultra Istinto Omega ogni 2 secondi ti fa tipo volare. Creeper Attack non so che sia. Farm Out non è meno. Party Games ancora ci ho giocato. Zombie sono veramente belli, i zombie. A me piace, non so. Aiden Seek e Pixel 6. Ah, forse ho capito. Poche persone l'hanno giocato, ma a me piace un sacco. Hypixel ti dice praticamente delle cose che tu devi farle col minor tempo possibile. Se le fai col minor tempo possibile, tu vinci. Wow, sono divertentissimi sto roba. Allora, vediamo. Ah, devo tipo cercare di... Ah, devo saltare di più? Non ho capito, raga. Ah, devo saltare di più. Poi devo tipo mangiare più velocemente degli altri. Ok, ho vinto. No, no, ma ce l'ha fatta uno prima di me. Ma vaffanculo. Ma come? Ok, secondo posto. Ancora ci siamo, dai. Ma devo portarlo fuori. Sono veramente difficili alcuni, Devo tipo ammazzarmi? Mi sa di sì, ok, devo fare? No, stand on the conversation. Okay. Ah, qui. No. Sì. No. Dov'è? Ok, ce l'ho fatta. Ma l'ho fatto per ultimo, l'ho fatto. Madonna, ma sono veramente scarso. Angel the Stone Sword. Dove cazzo? Ciao. Ma non ho neanche fatto niente. Oh no, ma come? Aspetta. L'ho fatto prima, l'ho fatto. Aia. Bellissimo. Raga, ma veramente divertentissimo. Cioè, non capisci niente, non capisci. No, aspetta, che devo fare? Madonna, raga, cioè devi leggere ed è difficilissimo. Ah, le slime. Qui sono veramente forte, qui. Qui sono veramente tipo la migliore cazzo. Primo posto, te l'ho detto che sono fortissimo. Ma che ha vinto? G30. Ma che è? Assassino. Devo fare il murder normale. E io sono Samson. Oddio, siamo tutti quanti. Ma tutti quanti tipo disguisati. Ah, devo ammazzare il mio target. Questa roba è bellissima. Devo ammazzare lui, Bobby. Eccolo qui. No, non è lui. Bobby è un altro. Devo ammazzare Bobby. Eccolo qui, Bobby. Ok. Ho ammazzato la persona che appunto ha ammazzato il mio Bob. Devo ammazzare questa, Robin. Ma vaffanculo, Tania. Che nome da poco di buono. Eccola lì, la Taniaccia. Ma come ho fatto a ammazzare uno? Ma io devo ammazzare. E fatemi meglio questi colori, Evix. È viola, Tania. Ma porca. Danny è stato già ammazzato. Connor. Dov'è Connor? Cioè, si nasconde più bene questo qui che quelli della casa di carta. Mi sa che c'è uno dietro che mi vuole ammazzare, mi sa. Cioè, quel presentimento, proprio quella puzza sotto il naso. Ho vinto, ma non ho fatto niente. Ma mi fate fare qualcosa? Riuscite mai a trovare una persona che gioca veramente a caso e non fa niente per tutto il game? Parla come un minchione e gira così. Nick. Ah, Nick, vediamo. Nick. Vediamo se lo trovo qui vicino. Solo che sta mappa è grande quanto, non lo so, Nuketown. E Nuketown mica era grande. Eccolo, l'ho visto. Dai che lo butto nel sedere. Bruce, ma vaffanculo. Ma io non ho neanche il tempo di buttarlo ad uno, che poi vengo subito ammazzato. E vabbè. Ah, ben tendo, cazzo sei. È con una maglia rossa, facilmente riconoscibile. Eccolo, è lui. Porco due. Via, scappa. Allora, ha un po' di rosso intorno. Porco.